Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente su Luigi's Mansion 2. Quest'oggi concluderemo finalmente la fabbrica di orologi facendo questa missione. I Boo stanno ancora combinando guai da qualche parte qui dentro. Cattura tutti i Boo nell'edificio per sbloccare questa missione, ma prima andiamo a prendere queste gemme. Andiamo a prendere queste gemme. La prima gemma che ci manca ci trova nel portale della torre, proprio dove bisogna andare. Qui in pratica, l'accesso al boss. Usiamo l'arcobaleno qui, che in inglese si chiama Dark Light. Catturiamo queste sfere fluidate e presa prima gemma. Intanto qui c'è dell'oro, che prendo subito. Perfetto. Allora, siamo nella seconda missione nel rifugio antiuragano. E per la prossima gemma bisogna togliere questa parete finta, questa specie di rivestimento, non lo so. E esaminare questo e usare l'acrobale luce per questo quadro. E abbiamo trovato la nostra gemma. Vai con la prossima. Signori, prossima gemma si trova nella cava. In pratica bisogna tirare questa specie di carrello. Ok. Due volte, così riusciamo a entrare qui. E si trova proprio qui. Gemma raccolta. E vai con le ultime due, poi il Boo di C4. Pipistrello però. La prossima gemma si trova proprio qui, prima del boss, nella rimessa. Non andate al boss, ma andate qui, che c'è una stanza segreta, dove c'è la penultima gemma rimanente. Adesso rimane l'ultima, ci vediamo che sicuramente sarà una delle missioni future. Sicuramente. Signori, ultima gemma di oggi si trova per mia sfortuna nel boss, quindi dopo aver staccato la clip che vi faccio vedere dove si trova la gemma, ahimè, dovrò riaffrontare il boss, cioè tutto quel bordello che avete visto nello scorso episodio. Allora, la gemma si trova qui, e ne è proprio una cosa stronza da parte di Nintendo, grazie Nintendo. Allora, ultima gemma di questo edificio, presa! E ci vediamo al Boo di C5. Questa identicità C5 C5 C, vabbè, ciao. Signori, il Boo di C5 è proprio nascosto qui dietro. C'è una tenda qui e stanza nascosta. Esaminiamola e osso. Sto cercando di ottenere l'ultimo potenziamento del gioco, che è parecchio utile, credetemi. Aspetta un attimo, era cliccabile sto coso? Non abbiamo niente qua, va bene, bisogna esaminare qui e c'è una bella chest con dentro il Boo. Boo, mi hai trovato, attento, sono un buffocchio. Vabbè, allora dove sei, dove sei? Eccolo, prendiamolo, 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 tiriamo e lanciamolo, prendiamo tutte queste monete intanto, monete, 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 e catturiamo finalmente il Boo! E signori, ci vediamo direttamente nel laboratorio per leggere la descrizione e il nome della missione. Ciao a tutti, cioè a dopo. Eccoci finalmente. Abbiamo finalmente sbloccato interruzione ultraterrena. La situazione si complica. Rivelo di nuo nuovi segna nuovo segnali paranormali nella fabbrica di orologi. È ora di acciuffare qualche spettro. Allora, iniziamo. Ehi ragazzo mio, il parascopio ha rivelato altri segnali paranormali. Sai come funziona? Cattura i fantasmi il più velocemente possibile. Mi spiace dirtelo, ma questa è la volta. Dai, i segnali sono ancora più potenti dell'ultima volta. Attento Luigi! Come al solito io ti guiderò da qui verso i fantasmi.
D'accordo, Tipic, salta sporto. Al mio tre. Pronto? Tre! E l'uno e il due dove minchia hai messi? Vabbè, strambi che strambo. Eccoci. Stesso pixel trasporto del primo... della prima missione. Stranamente. Vediamo un po'. Trovati! Consulta la mappa! Nel portale della torre, dove abbiamo trovato una delle gemme rimanenti. Quanto adoro queste musiche mi fanno... Voglio dire spellicare, ma non mi sembra il caso. Prendiamo un altro 3 stelle, per favore. Mumie. Mumie! Sapete quanto odio le mummie dello scorso episodio? Che in realtà sono morto stupidamente, mamma mia. Perfetto, prossima. Abbastanza qui accanto. Spettracci! Provi come l'altra volta! Tieni duro, ragazzo mio! Questo episodio è abbastanza più corto. Due insieme, perfetto! Che abbiamo poi? Ah, piano sopra. Perfetto. Ma dove esattamente il piano sopra? Ok. Nella prossima stanza. Qui dentro. Ma ciao bel poltergeist. Togliamo un po' i baffi. Due insieme. Cavolo. Perfetto. Prossimo. Oh oh oh, non hai ancora finito. Ora vai a visitare il magazzino, l'officina e il portale della torre. Di nuovo il portale della torre. No. Che ci stanno a fare i fantasmi qua? Qua sopra. Boh. Di nuovo. No, adesso ci saranno ci saranno due mummie o 3000. Perfetto. Ah, il tornado di sabbia più la mummia non è che sia un bel duo. Get over here, come dice Scorpion. Perfetto. Prossimo. Ah, ci sono già. Pensavo che mi parlava i Ged. Preso. E poi c'è anche quest'altra, c'è l'atrio della fabbrica, tipo, e il magazzino. Cavolo.
Prendi questo e spara flash subito prima che ti fa del male. E abbiamo finito, finalmente. Saranno venuti tipo 13, boh. Ottimo lavoro, Luigi! Ti sei sbarazzato di quei fantasmi alla velocità della luce. Ora puoi tornare al bunker. Facile. Adesso però, nel prossimo episodio, ci aspetta il mondo più odioso del gioco. Il mio mondo preferito è quello dopo, che non vi spoilerò. Ah sì, ve l'ho già detto. Nella villa villana, in pratica. Ormai non sono più sorpreso. Comunque... ci rivediamo al laboratorio. Rieccoci. Ciao 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 ciao. Ok, abbiamo completato finalmente la torre, la fabbrica di orologi. Bentornato Luigi, vediamo un po' quali canaglie hai aspirato. Nessuna, perché... beh... ci siamo quasi però. Prossimi... in uno dei prossimi episodi ci riusciamo. Meno male che abbiamo fermato l'invasione sul nascere. La velocità in cui i fantasmi prendono possesso di un edificio è davvero incredibile. Così va il mondo delle ricerche sul paranormale. Un secondo prima te la stai spassando a studiare degli spettri e un secondo dopo ti ritrovi a fuggire come... se non ci fosse un domani. Spero che il domani continui ad arrivare. Oh oh oh, ma che dico? Tu vivi quella sensazione continuamente. Perfetto, signori. Prossimo episodio faremo finalmente la miniera segreta al freddo al gelo. Non riesco a contattare il mio assistod nello chalet. Starà di nuovo schiacciando un pisolino davanti al caminetto. Gli assistenti affidabili sono così rari oggigiorno. Domani andremo a prendere quel dormiglione e a completare questa missione. Ciao a tutti.